Buongiorno ragazzi, prima di iniziare voglio farvi un piccolo riepilogo di dove stiamo andando, tra virgolette, con il programma. Ho avuto occasione di confrontarmi con il professor De Licio, che sarà poi il responsabile della vostra parte teorica, e abbiamo deciso di far una parte condotta da lui e da Mauro Chiappafredo, che è il primo allenatore della Serie A del Custorino, che verterà fondamentalmente sullo sviluppo dei ruoli nel gioco della pallavolo. Quindi, per evitare una ridondanza di ripetizioni, argomenti, quindi cercare di allargare e fornirvi anche un prodotto che sia un pochino più completo, se vogliamo, sotto altri punti di vista, io mi occuperò di una parte più legata a quella che è la programmazione, la prestazione fisica. Ovviamente, come al solito, cerco di fare dei discorsi che possano essere fruibili da ognuno di voi e possano essere poi calzati su quella che è la vostra realtà. Ovviamente voi dovrete essere poi bravi a poterli riportare e parametrare su quelle che sono le vostre esigenze. Però di fatto io incomincio da oggi una parte di lavoro più, se vogliamo, metodologico, se vogliamo più prestativo. Insomma, cerchiamo di allargare la base di conoscenze e comunque di competenze che proveremo a trasferirvi su questi due parametri in maniera da poter esaltare io, diciamo, quello che è il mio lavoro quotidiano, che comunque è quello del preparatore atletico, e ovviamente tramite il professor De Licio e Mauro Chiappafredo, portarvi delle esperienze sotto profilo tecnico di alto livello. Dalla lezione di oggi, per le presentazioni a venire, utilizzerò delle slide in PowerPoint. Lasciate la mail sul sito e io provvedo a fornirvele. Se invece vi bastano la parte video, così rilevata direttamente nella video lezione, allora non c'è problema e così le avete comunque tutti a disposizione. Eventualmente, se può essere di interesse, posso fornire anche l'audio, però ditemi voi se può essere un aiuto o è assolutamente, diciamo, irrilevante ai fini del vostro studio. Ho poi un'altra idea, quella di organizzare una call conference live con ognuno di voi. Adesso vediamo come poterlo organizzare, se è divisa per canali, se è divisa per corsi, dove vorrei fare diciamo, una domanda e risposta, quindi se avete dei dubbi cercare un pochino di dare un minimo di frontalità a questa situazione che, come potete immaginare, è comunque in divenire anche per noi che facciamo i professori, cioè, ci stanno aggiornando cammin facendo. Vi dico anche che mercoledì mattina abbiamo una call dove ci riuniamo tutti noi professori, dove probabilmente avremo qualche riscontro in più, spero qualche riscontro in più, e ovviamente una volta fatta questa riunione, una volta fatta questa call conference con gli altri professori, posso organizzare con voi questa, diciamo, call privata in maniera da poter fornirvi, se ce ne saranno, delle novità. Probabilmente coinvolgerò i capigruppo di ogni corso in maniera da poter organizzare al meglio e renderla il più fruibile possibile in maniera organizzata su quello che è stato il percorso e su quello che potrebbe essere anche il divenire. Che cosa andiamo a vedere oggi? Oggi parliamo di modello, un modello di prestazione, un modello di performance, e soprattutto come poterlo interpretare, guardare, monitorare, verificare per renderlo il più prevedibile possibile per poter tarare quelle che sono le nostre scelte metodologiche in funzione dei risultati che vorremmo ottenere. A questo punto condivido lo schermo del mio computer e parto con la presentazione della lezione. Bene, quindi quando parliamo di modello di performance, noi di fatto ci impegniamo a studiare i nostri atleti. È una cosa necessaria se vogliamo capire dove vogliamo andare e se vogliamo avere un metodo per
andare e poter conseguire dei risultati che siano quelli attesi in funzione di quelli che sono i parametri che crediamo siano determinanti per far migliorare i nostri ragazzi. Quando parlo di modello di performance, non intendo unicamente un discorso prettamente fisico. Possiamo anche tranquillamente inserire in questo grande cerchio di competenza anche dei target che possono essere semplicemente di tipo tecnico. Quindi questo sarà dipendente dal vostro gruppo di gestione e da quelle che sono le caratteristiche che pensate possano fare la differenza per la vostra squadra, per i vostri tornei, per i vostri atleti. Quindi iniziamo a capire come poter classificare i ragazzi. Beh, sicuramente dobbiamo parlare di requisiti anatomici. E con requisito anatomico devo poter valutare alcuni parametri che possono essere favorevoli o inficianti la prestazione in funzione dello sport specifico che vado ad analizzare. Nel mio caso, parlando di pallavolo, sicuramente avrò bisogno di capire l'altezza, per esempio, ma anche la lunghezza delle braccia. Quindi posso misurare il reach a due braccia dell'atleta, ad un braccio dell'atleta. Perché? Perché questo dato può darmi un riscontro. Io devo conoscere bene quelle che sono le caratteristiche dei miei ragazzi, soprattutto in età giovanile, perché? Perché magari a medio termine posso riscontrare dei miglioramenti, oppure addirittura posso riscontrare delle situazioni che mi fanno pendere più verso una scelta o più verso un'altra. Ad esempio, se il ragazzino o la ragazzina cresce in maniera repentina, io dovrò subito supportare questa crescita anatomica con un incremento di livello coordinativo, perché ovviamente se no mi ritrovo un certo tipo di telaio e una centralina che non performa allo stesso livello. Ovviamente intendo con telaio dimensioni antropometriche che variano e con centralina intendo sistema nervoso centrale. Se approfondiamo ancora questo tipo di discorso, in funzione magari anche dell'età, in funzione magari anche di quelle che possono essere le diverse esigenze, se parliamo di atleti che si avvicinano più alla parte competitiva in maniera più determinata, se vogliamo, nei requisiti anatomici possiamo per esempio inserire ancora altri parametri, quali possono essere il peso, quali possono essere delle circonferenze, magari la circonferenza del quadricipite, la circonferenza del braccio. Questo perché? Perché ci danno tutti i parametri che possono essere poi, in una seconda istanza, ripresi e verificati per vedere la bontà o, diciamo, se abbiamo commesso alcuni errori all'interno del nostro lavoro. All'interno poi di quelle che sono sempre le classificazioni dei nostri atleti, hanno un ruolo centrale anche le componenti fisiologiche. Perché? Perché dopo aver valutato quali sono le, diciamo, caratteristiche meccaniche dei nostri ragazzi, dei nostri gruppi, abbiamo bisogno di capire come possiamo portare energia per i nostri ragazzi, per i nostri gruppi. E questa cosa diventa determinante. Sapere che il nostro sport ha una tendenza più al ripristino energetico, anaerobico lattacido, o anaerobico a lattacido o aerobico, diventerà determinante per la selezione dei nostri esercizi, anche tecnici, al di fuori del discorso fisico. Soprattutto se noi dobbiamo gestirci sotto tutti i punti di vista, soprattutto se siamo gli allenatori, però alla fine siamo anche i preparatori di questa squadra, non abbiamo qualcuno deputato a far migliorare, a far performare al meglio
la squadra stessa. Gestire questi parametri diventa fondamentale. Potremmo scegliere, ad esempio, dei tempi di esposizione agli esercizi in funzione di quelli che sono i rapporti lavoro e recupero disegnati strettamente su quello che è il nostro modello di gara, la nostra prestazione, lo sport specifico e il livello specifico. È inutile che guardo il livello olimpionico della pallavolo nel mio caso, se poi ho un under 16 da allenare, per intendersi. Dovrò far calzare i lavori e i recuperi in funzione di quello che è il mio lavoro, il mio modello di prestazione. E su quel modello selezionare adeguatamente le esercitazioni per andare a stimolare i ripristini energetici che mi interessano. Non possiamo poi sottrarci dal valutare le componenti ambientali. Perché? Perché inficiano le prestazioni. Fa caldo? Fa freddo? La superficie in cui mi appresto ad allenarmi è una superficie più dura, più morbida? Se sono nel mio campo, ovviamente se parlo di pallavolo, ho il parquet, ho il cemento a terra. Se parliamo di un altro sport, scegli tu, il calcio, il rugby, il campo è gelato? Il campo è bagnato? Tutti questi parametri sono da tenere in considerazione. Perché? Perché comunque sono stimoli che il piccolo o il giovane atleta comunque in camera e quindi inficiano le rese. Capire questi punti diventa fondamentale anche per far fruire al meglio l'allenamento. Quindi per tarare le giuste attese nei confronti dei ragazzi e le giuste attese nei nostri confronti, allenatori, oppure se siamo preparatori, poterle trasportare a quello che è il primo allenatore. E poi abbiamo ancora da valutare, sempre su una, diciamo, situazione più ad ampio spettro, tutti i parametri che possiamo ricondurre a discorsi personali. Quindi, per esempio, la famiglia, parametri nutrizionali e parametri psicologici. Sapere quante più informazioni possiamo avere correlate diciamo del singolo ragazzo e poi di conseguenza sapere quello che è la tendenza del mio gruppo in toto, sicuramente sono punti di vantaggio. Mangiano bene, mangiano male, sono famiglie di sportivi oppure sono famiglie che non sono mai state abituate a portare i ragazzini o i giovani atleti a performare. Avere tutti questi parametri può essere comunque un plus per poter gestire al meglio il percorso d'allenamento della nostra squadra. E poi parte una fase di monitoraggio, perché una volta che ho incamerato questi dati, dovrò monitorarli per capire dove sto andando. E nel nostro caso deve essere comunque un monitoraggio abbastanza complesso, però non complicato. Cosa intendo? È ovvio che essendo tante le voci che ci siamo già elencati, no? Nella prima slide, abbiamo visto subito quante possono essere le variabili, però non occorre avere una, diciamo, maniacale e esagerata minuzia di gestione del particolare. Devo avere una situazione che sia fruibile in funzione di quello che è il mio livello, cioè se sono io a dover gestire in prima persona tutti i parametri, è ovvio che dovrò avere una situazione che mi permetta un monitoraggio abbastanza facile, che però possa essere immediato. Se invece ho delle persone dedicate, allora ci sarà qualcuno che lo farà per me. Allora a quel punto lì, per esempio, nei casi di dei dati raccolti in prima istanza per quelli che possono essere sia i singoli sia il gruppo in suo totale,
potremmo avere dei grafici piuttosto che degli istogrammi che possono essere riassuntivi e possono darci ancora di più, anche sotto il profilo visivo, quella che è la tendenza. Però ovviamente non mi devo perdere in dei particolari se poi sono io a dover gestire il tutto e soprattutto se la cosa mi porta via molto tempo e non mi lascia di fatto nulla in più di quello che già so, e soltanto, sono soltanto dei vezzi. Ve lo ricordo ancora una volta, tutto quanto deve essere disegnato sulla nostra disciplina. Disciplina inteso come livello, sport e caratteristiche. O uno sport che ha uno sfondo maggiormente aerobico, oppure o uno sport, come nel caso della pallavolo, estremamente neuromuscolare. Questi sono dei parametri che noi dobbiamo imparare a monitorare. Perché queste sono le cose che fanno la differenza tra un risultato certo, basato sulla scienza dell'allenamento, e un risultato che risulta essere frutto del caso. Ok? Quindi riesco a poter prevedere, riesco a poter monitorare cosa mi dice la metodologia d'allenamento, cosa mi dice la programmazione, quando dovrebbe arrivare il picco di prestazione in funzione di quello che sto facendo. È questo quello che serve e soprattutto è questo il grado di finezza che noi dobbiamo per forza perseguire se vogliamo far veramente la differenza sotto il profilo dell'allenamento e finalizzarlo in maniera che sia assolutamente, diciamo, più attendibile possibile, ecco. E sempre correlato a questi punti, mi raccomando, parametri oggettivi e condivisi. Oggettivi inteso che siano valutabili con dei numeri, che non siano assoggettati a quello che possono essere le, diciamo, opinioni dei soggetti che la vedono. Quando noi guardiamo un qualcosa, dobbiamo essere tutti quanti allineati e indubbiamente dobbiamo essere certi che stiamo camminando nella direzione giusta. Quindi dovrò avere un numero, per intendersi. Corre più veloce? Salta più in alto? Questi sono parametri oggettivi, ma allo stesso tempo possono essere, nel mio caso, anche dei parametri che possono ricondurre a delle condizioni tecniche. Ad esempio, il mio gruppo di giovani pallavolisti fino all'inizio della stagione batteva dal basso, ora riesce a battere dall'alto. È comunque un parametro oggettivo. Prima la forza condizionale per servire dall'alto non c'era, io ho condotto un percorso e adesso c'è. Oppure può essere ancora di più la costrizione di alcuni skills di controllo. Io prima battevo dall'alto e la mia preoccupazione era quella di far passare il filo del nastro alto della rete, quindi centrare unicamente il campo avversario, ora riesco a indirizzare il servizio nelle varie zone. Questi ovviamente sono soltanto delle idee, riportatele ognuno su quelle che è poi la vostra di realtà. E poi dobbiamo avere un modello che sia ripetibile, standardizzato, normalizzato e la solita parola pertinente. Quindi cosa significa? Ancora una volta, dobbiamo far sì che queste verifiche, ripetute nel tempo, possano essere confrontabili tra di loro, perché se no i dati non possono essere studiati. Quindi, ovviamente, facciamo delle cose che possano essere verificabili, quindi scegliamo dei test che possono essere verificabili in maniera semplice e immediata e soprattutto, ovviamente, sempre pertinente. Torniamo sempre alla centralità dello sport. E una volta che abbiamo fatto una fase di idealizzazione, quindi modello di prestazione,
come, da dove partiamo per poter lavorare. Abbiamo fatto una fase di monitoraggio, quindi la tendenza ci pare che sia positiva. Dobbiamo arrivare a una fase di verifica. E quando le dobbiamo fare queste verifiche? Dobbiamo farle adeguate ai tempi di adattamento fisiologico. Non possiamo attenderci che ci siano delle modificazioni soltanto in termini di poche sedute d'allenamento o magari all'interno della stessa settimana, perché quelli non possono essere degli adattamenti. Quelli non sono stabilizzati, l'abbiamo già visto questo discorso. Abbiamo bisogno di tempo. E quali sono i tempi di attesa? Sono i tempi che ci aspettiamo dalla metodologia. Se tu cerchi un adattamento a livello, facciamo finta, non lo so, parliamo di un altro sport, a livello aerobico sul VO2 Max, tu è inutile che lo cerchi all'interno della stessa settimana o all'interno delle 2 settimane. Avrai bisogno di almeno un mese e mezzo di esposizione al lavoro continuativo, per avere un riscontro che ti fa cambiare qualche cosa. Alla stessa maniera, se tu ti aspetti un adattamento di forza, non è che se lo faccio il lunedì di questa settimana posso attendere già un riscontro il mercoledì della prossima. Avrò bisogno dei tempi di adattamento, perché se no il corpo non riesce a incamerare e ovviamente a organizzare una risposta che possa essere adeguata. E poi, quando li faccio questi test? I test sono sempre da fare post gara. Post gara perché? Perché comunque vi ricordo che testare un atleta è comunque sempre fonte di stress. Fare un test prima di una prestazione, seppur importante che essa sia, può portare via delle energie. Quindi, ovviamente, energie mentali anche, non è soltanto il problema del dispendio fisico, no? Quindi, se io ho la finale del campionato, per dirti, e ovviamente è lì che io voglio arrivare in piena forma. Una volta disputata la competizione, se la disputo per dire la domenica, il lunedì o il martedì, farò le mie verifiche. Meglio il martedì magari. Farò le mie verifiche dei parametri fisici. E poi, se la prestazione è andata bene, dovrei monitorare delle modificazioni in termini positivi sotto il profilo oggettivo, quindi trovare dei riscontri rispetto a quelle che sono le mie posizioni iniziali favorevoli. Se invece la prestazione non è andata bene, probabilmente avrò sbagliato qualche cosa e dovrò ritarare. Ovviamente abbiamo sempre come primo fine, oltre alla prestazione, quindi oltre al miglioramento, la prevenzione. Quindi io posso fare tutto giusto, però è un rapporto tra la dose di lavoro, di stimoli corretti che io do e un rapporto tra i recuperi. Quindi sto allenando troppo? Sto allenando magari anche troppo poco? Comunque devo prevenire overtraining e infortuni. Quindi è inutile che vado a stressare il mio giovane, il mio atleta, che di fatto non ha più margine per poter incrementare la sua prestazione in quel frangente, se poi logicamente lo infortuno perché purtroppo ho stressato troppo il suo fisico, scusatemi. Io devo, logicamente, ora che poi l'ho infortunato, non funziona così, cioè non posso, tra virgolette, forzare troppo i tempi. Ci sono dei tempi di adattamento e io ovviamente devo monitorarli e devo saper come gestirli. E tutto questo è di fatto correlato al preparare l'atleta a vincere.
E questo è il mio compito. Devo preparare l'atleta a vincere. Soltanto con queste scalette io mi do la garanzia di poter portare veramente ad un altro livello i miei ragazzi. E poi, fatto tutto questo lungo lavoro di interpolazione di dati, quindi di incamerazione di dati, quindi abbiamo portato dentro tutti i dettagli che ci interessano, li abbiamo pianificati in via iniziale, li abbiamo monitorati in corso d'opera, li abbiamo verificati nei tempi che sono adeguati a quelle che sono le nostre, diciamo, previsioni. A questo punto raccogliamo tutti questi dati su un percorso e prima di tutto li rileviamo. Quindi, cosa è successo in tutto questo percorso di attesa, di proposte, che esercizi abbiamo fatto fare e soprattutto alla fine dove ci hanno portato? Li dobbiamo interpolare, cioè quali sono questi dati in mezzo a questo volume di lavoro che sono i più determinanti? Qual è la cosa che più fa vincere o perdere i miei ragazzi? Qual è la cosa che fa vincere o perdere il mio singolo atleta? E questo lo si sceglie in funzione di tutti i parametri. E poi, ovviamente, devo selezionare le priorità. Essere in grado di selezionare le priorità diventa poi la nostra forza. Lenire quelli che sono i punti di debolezza ed esaltare quelli che sono i punti di forza. Se io riesco a fare tutta questa cosa in maniera corretta, fruibile, fluida, mi ritrovo a programmare. Programmo e potrò o ripetere quello che ho fatto perché mi ha già portato dei buoni riscontri, oppure stravolgerlo, variarlo in funzione di quelle che sono state i parametri che non hanno funzionato. Perché poi ovviamente non è importante soltanto migliorare, far migliorare, far progredire, ma anche correggere se purtroppo ci sono stati degli errori di valutazione. Dopo questa disamina abbiamo capito come per poter prevedere dei risultati dobbiamo assolutamente essere in grado di scegliere dei parametri di gestione che possano essere collimanti a quelle che sono le nostre esigenze, le esigenze del nostro sport, le esigenze del nostro gruppo. Questo diventa fondamentale se vogliamo portare il nostro livello di allenamento ad un altro punto di partenza, ad un altro livello di prestazione. Se siamo in grado di poter prevedere, poter gestire al meglio questi discorsi, allora possiamo garantire dei risultati e a questo punto ovviamente il nostro livello di professionalità sale drasticamente. Quindi scegliere i parametri, prevedere i risultati e verificarne la bontà o anche, diciamo, gli errori che purtroppo si possono anche fare, diventa determinante per poter migliorare e poter far sì che il nostro gruppo performi al meglio nel tempo ed eventualmente possano essere ripetute cose che hanno funzionato oppure corrette cose che non hanno portato a quello che era la nostra aspettativa. Per oggi concludiamo qui. Se avete delle domande, come al solito, scrivetele sotto il video e io provvederò a rispondere. Vi terrò aggiornati su quelle che sono le informazioni di cui vi ho parlato prima dell'inizio della lezione e spero di potervi aggiornare al più presto per poter organizzare questa lezione frontale dove poterci incontrare, diciamo, in via live. Per oggi vi ringrazio e ci aggiorniamo alla prossima.